Lunedì 16 marzo 2020, ore 7:30. È trascorsa ormai quasi una settimana dall'ultimo discorso alla nazione del Presidente del Consiglio, che ha stabilito nuove regole per contenere la diffusione dell'epidemia. Una settimana in cui il tempo sembra essersi fermato. Una settimana che ha cambiato abitudini e priorità di tutti. La mia quotidianità in realtà non è cambiata molto. Io sono quasi sempre stata a casa nel corso della mia vita, ma non mi sono mai fermata. Ostinatamente ho esplorato il mio vecchio e perpetuo amore, la mia idea fissa, la scrittura, per usare le parole di Gustave Flaubert. Per i giovani, per gli studenti, è molto difficile dover rinunciare alla propria vita fuori, a scuola. È difficile non poter uscire per dedicarsi ai propri hobby e per incontrare gli amici e le persone che amano. Ho pensato di chiedere ad alcuni studenti di raccontare cosa stanno facendo a casa in questi giorni, oltre a seguire le lezioni a distanza. Quali attitudini e passioni stanno coltivando o magari scoprendo. Ho chiesto loro soprattutto di provare a guardarsi dentro e a riflettere su chi sono, che cosa vogliono, che cosa sognano. Spesso i giovani ci sorprendono e sanno affrontare situazioni estreme con serietà, responsabilità e anche con la creatività e la voglia di vivere che li contraddistingue. Eleanor Roosevelt diceva che il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Mi piace immaginare che questo momento di pausa e di solitudine possa essere un'opportunità per nutrire i nostri sogni più ancora di prima. Come tutti i ragazzi, come tutti noi, io resto a casa, ma non mi fermo. Mai. Palm Springs, tu corri solo, Mulholland Drive, t'ho chiesto resta, mi hai detto va, facciamo il giro del mondo, ti prendo in giro, che in fondo ci vuole poco, fuori Shibuya, dentro il vuoto, fammi una foto adesso, prima che spariamo da, non ci fermiamo mai, adieu, amore, perci da, non ci fermiamo mai. Adieu, amor, parti, je dame. Non si fermiamo mai. Adieu, amor, parti, je dame. Non si fermiamo mai. Adieu, amor, parti, je dame. Non si fermiamo mai. Sembra Piccadilly, faccio Tokyo Drift, muoio ad Hollywood. Sogno casa in alto, vista Central Park. Wow. Voglio una cabrio con gli interni beige. Voglio i sedili tutti in pelle vera. Sì, nel deserto sopra un M3. Prendere i soldi, fuggire a Las Vegas. Voglio una villa come il Colosseo. Mulini rossi come a Moulin Rouge. Più di una vita voglio sia museo. Con le piramidi di vetro e il Louvre. Non ci fermiamo mai. Adieu, amor, merci, je dame. Non ci fermiamo mai. Adieu, amor, merci, je dame. Non ci fermiamo mai. Adieu, amor, merci, je dame. Non ci fermiamo mai. Adieu. Così fermiamo mai. Hollywood Boulevard, guarda giù, la città sta parlando di noi, io la sento da qua. Hollywood Boulevard, guarda giù, la città sta parlando di noi, io la sento da qua. Non ci fermiamo mai. Adieu, amore, ci da. Adieu, non ci fermiamo mai. Adieu, amor, merci, je dame. Adieu, amor, merci, je dame. Adieu, amor, merci, je dame.
Ciao, sono Agnese, e visto che in questi giorni gli impianti sciistici sono chiusi, io ne approfitto per tenermi comunque allenato facendo una cosa per tanti anni, facendo anche gli addominali. Io resto a casa ma non mi fermo. Ciao, sono Alessandro, vivo finale Ligure. In questi giorni ne approfitto per mettere a posto il mio plastico. È da molto tempo che ci sto lavorando e in questi giorni ho trovato il tempo per metterlo a nuovo. Io resto a casa, ma non mi fermo. Ciao, mi chiamo Alessia, ne approfitto per suonare la chitarra. Io sto a casa, ma non mi fermo. Ciao, sono Beatrice e in questi giorni ho più tempo per dedicarmi alle mie passioni. Io sto a casa ma non mi fermo. Ciao, mi chiamo Carola, sono di Gressonei e siccome in questo periodo gli impianti sono chiusi e non posso andare a sciare, ne approfitto per fare qualche camminata e allenarmi all'aperto. Io resto a casa, ma non mi fermo. Ciao, io sono Christian e in questi giorni ne approfitto per coltivare la mia passione, ovvero la modellazione 3D e a modellare degli oggetti e delle ambientazioni. Io resto a casa, ma non mi fermo. Ciao a tutti, sono Luca, in questi giorni ne approfitto per giocare a carte e io sto a casa, ma non mi fermo. Ciao, io sono Lucrezia e in questi giorni ne approfitto per suonare il pianoforte. Io resto a casa, ma non mi fermo. Ciao, sono Ludovica, sono a Genova e in questi giorni ne approfitto per ricostruire la storia della mia famiglia tramite le fotografie. Io resto a casa, ma non mi fermo. Ciao, sono Marco. Mi sveglio e faccio le video lezioni e i compiti, poi cucino, è una mia passione, poi dopo i sensi di colpa di aver mangiato faccio palestra e ovviamente guardo Netflix e si gioca a carte con la famiglia, poi disegno e leggo. E io resto a casa ma non mi fermo. Ehi, ciao, sono Marco, ne approfitto in questi giorni per scrivere, la scrittura aiuta dalle emozioni a scorrere, come l'acqua in un ruscello. Io resto a casa, ma non mi fermo. Ciao a tutti, io sono Martina e in questi giorni ne approfitto per ballare. Io resto a casa, ma non mi fermo. Ciao, sono Michele, in questi giorni ne sto approfittando per... Io resto a casa, ma non mi fermo. Ciao a tutti, sono Niccolò. E in questi giorni ne sto approfittando per riscoprire un po' me stesso. Ad esempio, ho scoperto la cucina. Devo dire che sono un bravo cuoco perché tra tutte le robe che ho fatto sono già sparite tutte, quindi... Io resto a casa, ma non mi fermo. Omar, io sto a casa ma non mi fermo. Ciao, sono Pietro, vivo a Genova, in questo periodo sto imparando a fare il bucato. Io resto a casa e non mi fermo.